Ciao ragazze, allora in questo nuovo video vorrei farvi il tutorial di questo modulo qui. Ecco qua, spero si veda, eccolo qua. In realtà avrei dovuto fare il tutorial di questo orecchino che vi avevo mostrato nel video creazioni, però poi lavorando con le perline. Non sono riuscita a effettuare lo stesso modulo perché mi annoia fare le due volte le stesse cose e allora è uscito fuori questo. Molto carino. Allora, prima di cominciare il tutorial, vorrei fare una premessa. Allora, tutto ciò che creo è frutto della mia fantasia, ma difficilmente guardo tutorial su YouTube. Nel caso in cui dovessi creare qualcosa di già esistente, quindi che sia simile o uguale a un altro modulo, vi chiedo gentilmente di segnalarmelo in modo che io possa eliminare immediatamente il video. Lungi da me copiare o comunque creare qualcosa che sia già esistente. Allora, il materiale necessario per poter realizzare questo modulino sono Rokai 11.0 di due colorazioni, un Rivoli da 14 mm, la goccia, un cipollotto 2x3 mm, cipollotti 3x4 mm e Rokai 15.0. Allora, il primo passaggio da fare è quello di infilare sul nostro filo, allora, una Rokai, una Cheops, entrare nel foro superiore della Cheops, inserire 3 Rokai 11. Là, e rientrare all'interno della Cheops, così. Ecco qua. Non riesco a capire il perché non metta a fuoco. Ecco. Ecco qui. A questo punto, uscendo dal foro basso della Cheops, inseriamo un'altra Rokai. Niente, non ne vuole sapere. Inserire una Cheops, altre 3 11.0 e rientrare nuovamente all'interno della Cheops dell'altro foro. Ecco. Ok, così. Ce la posso fare. Ecco qua. Allora, questo passaggio lo dovete fare per 5 volte, quindi un totale di 5 Cheops. Dopodiché, arrivati all'ultima Cheops, fuoriuscire dal foro basso e fare direttamente il nodino a questo punto. Dopodiché, uscire dalla terza Rokai delle 3 sulla Cheops. Allora, dovremmo ritrovarci in questo modo. Fuoriusciamo dalle 3 Rokai che si trovano sulla Cheops. Scusate, ha suonato il telefono. Allora, fuoriusciamo dalle 3 Rokai che si trovano sulla Cheops. Non vuole proprio mettere a fuoco oggi, eh? Allora, inseriamo sul lago 7 Rokai 11.0. E ci inseriamo nelle 3 Rokai 11 sulla Cheops successiva. Ecco dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro. Una volta giunte le 7 Rokai in ogni spazio, dobbiamo uscire dalla quarta, quindi da quella centrale delle 7 appena inserite. Inseriamo sul lago, vediamo un po' che non mi ricordo. Sì, allora dobbiamo inserire sul lago 2 Rokai 11 ed entrare nella Rokai centrale delle 7
successive. Vedrete che la struttura comincerà a chiudersi perché questa rappresenta la nostra incastonatura. Facciamo questo per tutto il giro, dopodiché prendiamo il nostro Rivoli da 14, lo mettiamo a testa sotto e stringiamo il lavoro. Ecco qua il nostro Rivoli incastonato. Io direi che con una piccola decorazione qui, proprio piccolissima, andrebbe bene anche come orecchino al lobo. Molto carino. Tra l'altro, questo tipo di incastonatura, come vedete, tende ad ingabbiare molto, quindi a coprire molto il rivoli, per cui può andare bene anche per quei rivoli che sono magari rovinati. Comunque, un'idea. Allora, usciamo sempre dalle tre rocaille che si trovano sulle Cheops. Inseriamo sul lago 5 rocaie 11-0, in particolare io ne prendo due dorate, una crema e due dorate. 1 e 2. Ce la posso fare oggi costa. E ci inseriamo nelle tre rocaie 11-0 che si trovano sulle Cheops. Facciamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco qui come ci ritroveremo. Allora, fuoriusciamo adesso dalla rocaille centrale delle 5 appena inserite. Ecco qua. Inseriamo sul lago 3 rocaille 11-0, io le scelgo del color crema, e mi inserisco nella rocaille centrale che si trova sulle Cheops. Altre tre rocaille 11 e mi inserisco nella punta delle 5 successiva. Ecco qua. Dobbiamo fare questi due passaggi per tutto il giro. Ecco qua come dovremmo ritrovarci. Allora, adesso in questo spazietto, quindi dove sotto abbiamo la Cheops, inseriamo una 15-0. Dov'è? Una 15. E ci inseriamo nelle tre successive. Così. Mentre in quest'altro spazietto, dove sotto praticamente abbiamo il gruppetto da 5, inseriamo 3 rocaille 15 e ci inseriamo nelle tre successive. Quindi qua poi aggiungeremo una 15, 3 15, una 15, 3 15 e lo facciamo per tutto il giro. Ecco qui come dovremmo ritrovarci. Adesso fuoriusciamo dalla rocaille 15 0 singolo, singola che abbiamo appena inserito. Prendiamo sul lago 3 rocaille 11, io ho già fatto, dorate, e rientriamo all'interno della stessa 15 0. Ecco qua, formare questo picco. Dobbiamo fare questo passaggio altre 4 volte. Quindi in tutte le rocaille 15-0 singole. Ecco qui come ci ritroveremo. Adesso fuoriusciamo dalla 15-0 delle triplette inserite nel giro precedente. Ecco qua. Inseriamo sul lago un cipollotto 3x4, una 11 e un cipollotto 3x4. Così. E ci inseriamo nella punta della tripletta che abbiamo appena inserito sulla 15-0. Qua. Ancora un cipollotto, una 11 e un cipollotto. Ecco qua. E ci inseriamo nella rocaille 15-0 centrale della tripletta inserita nel giro precedente. E facciamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco qua come ci ritroviamo. Adesso il prossimo passaggio sarà quello di ripassare all'interno di tutti i cipollotti, bypassando praticamente le rocaille sottostanti. Allora, in pratica qui, dove
Noi passiamo direttamente cipollotto cipollotto senza passare nella 15.0. Mentre dove abbiamo la tripletta di 11.0, aggiungiamo un'altra 11.0. Vi faccio vedere meglio qua forse. Ecco qua, vediamo se riesco a farvi vedere. Vediamo se riesco. Allora, quindi, vediamo se riesco a spiegarmi. Allora, io adesso passo all'interno del cipollotto, della 11 e dell'altro cipollotto, dove ho qui la tripletta delle 11.0, aggiungo un'altra 11.0. E passo nel cipollotto successivo. Passiamo all'interno delle perline successive. Passiamo nella 11 nel cipollotto e direttamente nell'altro cipollotto. Nella 11. Ok. Arriviamo qui e aggiungiamo un'altra 11 e così per tutto il giro. Ecco qui. Nel frattempo io ho messo anche il gancino, ho messo già il perno per attaccare l'orecchino. Allora, il prossimo passaggio da fare è quello di fare la decorazione con le 15.0. Praticamente noi dobbiamo uscire dalla rocaia 11.0 che si trova prima quella che abbiamo appena inserito sopra la tripletta. Quindi da questa qui. Oh Madonna Santissima, oggi da questa qui. Ok, qua. Che si trova prima della 11.0 che abbiamo appena inserito in pratica. Prendiamo 6 rocaie 15. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dobbiamo andarci ad inserire nella rocaia centrale che si trova sopra la Cheops. Questa qui. E tiriamo il filo. Questa lavorazione ci permette anche di stabilizzare il lavoro, quindi di rendere l'orecchino molto più solido. Inseriamo altre 6 rocaie 15. 3. E 6 ce la posso fare e ci inseriamo in questa rocaia, quindi dopo quella che abbiamo inserito. Adesso passiamo all'interno dei due cipollotti e fuoriusciamo da questa rocaia e facciamo la stessa cosa qui, qui, qui e qui. Allora, il prossimo passaggio da fare, l'ultimo anche, è quello di aggiungere la nostra goccina. Allora, io ho messo 2 rocaie 11, 2 rocaie, scusate, 2 rocaie 15, un cipollotto 2x3 e la goccia. Opla. Poi 3 rocaie 11.0, 3 rocaie 11.0, ecco qua. Rientriamo all'interno della goccia e del cipollotto. Non ce la posso fare. Ecco qua. Tutto. Inseriamo altre 2 rocaie 15 e ci inseriamo nel cipollotto successivo. E tiro il filo. Ecco qua che è la nostra.
nostra goccia si è posizionata. A questo punto ripassiamo all'interno del lavoro più volte, facciamo i soliti nodini e il nostro orecchino è pronto. Allora, queste Cheops sono veramente orribili, sono le Cheops con la finitura dorata, che come vedete viene via. Quindi assolutamente, ragazze, non acquistatele, vi prego, perché le creazioni non sono molto belle così. E mi è venuta un'altra idea. Se non volete coprire troppo i rivoli, potete partire o da 6 o da 7 Cheops. Provate, mi fate sapere. Allora, intanto il nostro tutorial è finito, ecco, il nostro orecchino è pronto. Madò, che brutta invidio, queste Cheops sono orribili. E niente, allora spero che i passaggi siano stati chiari. Eventualmente potete contattarmi, spero che comunque il tutorial vi sia piaciuto, che l'orecchino vi piaccia. E niente, al prossimo video, ciao!